Mariani a difesa dei pali in luogo dello squalificato Shiba e Scimie in avanti con Esposito in panchina. Queste le decisioni di mister Epifani per la delicatissima sfida contro la Recanatese, promossa già in C da 3 settimane. Prima dell'ingresso in campo, pasiglio d'onore dei giocatori di casa nei confronti dei leopardiani tra gli applausi del pubblico presente al Savini. Approccio estremamente positivo per i rossoblù che al sesto hanno una nitidissima doppia occasione per sbloccare subito. Il tocco di Scimia sul tracciante di Valenti spiazza Urbietis, ma coglie il palo. Maio, appostato da 2 passi, batte a colpo sicuro con l'estremo che distinto devia la sfera sull'incrocio dei pali. Minuto 24, sono Maio e Blando a non sfruttare a dovere il suggerimento dell'onnipresente Valenti. La squadra di Epifani preme, il 38esimo però, quando una combinazione tra sbaffo e defendi porta alla prima conclusione della Recanatese, con tiro che coglie l'esterno della rete. 3 giri di lancette più tardi il notaresco passa sull'out di destra, Valenti tiene in campo il pallone, arriva in area con un'azione strabordante, assist arretrato per Maio che mette dentro, 1-0 e 14esimo centro per l'attaccante rossoblù. Con 2 innesti a centrocampo, Raparo e Gomez, la Recanatese trova maggiore dinamismo ed infatti nei primi minuti della ripresa l'11 di Pagliari mette in mostra tutta la sua qualità pur senza creare pericoli. Al quarto d'ora il notaresco prova ad allentare la pressione con il solito Valenti, il cui tiro termina comunque alto. È l'azione che scuote di nuovo la squadra di Epifani, che non a caso qualche minuto dopo trova il raddoppio, quasi in fotocopia rispetto al vantaggio. Cambia solo l'interprete e Scimia infatti ad imperversare sulla fascia sinistra con una percussione travolgente. Assist per l'accorrente Maio che di tacco batte Urbietis. Doppietta e 15esimo sigillo per l'attaccante campano. Sulle ali dell'entusiasmo, quasi alla mezz'ora, è proprio Scimia a prendersi meritatamente la scena, tracciante dalla distanza e palla che si inzacca. È il 3-0, la rete che di fatto chiude i giochi, anche perché nei minuti restanti il match scivola avanti senza particolari sussulti. 3 punti d'oro per il notaresco, pronto per l'ultima decisiva sfida a Pietramelara contro l'Aurora Alto Casertano. Mister, serviva vincere, è arrivato un tris con la squadra che sin da subito ha voluto fortemente la vittoria e lo ha dimostrato. Sì, ci voleva solo questo oggi, una grande prova al cospetto di una squadra che bisogna fare i complimenti per quello che hanno fatto, perché hanno fatto una cosa straordinaria e quindi la temevo, perché poi sì, loro hanno vinto, ma con la spensieratezza potevano diventare ancora una partita più difficile, al cospetto noi che ci avevamo paura perché ci trovavamo in una situazione, ci siamo andati a ingarbugliare in una situazione difficile che non sto qui a ridire, però ci troviamo e la squadra oggi ha fatto una grande gara e siamo contenti, perché poi vincere oggi era fondamentale per continuare a sperare. Con questa vittoria ci andiamo a giocare l'ultima finale per portare a casa la salvezza. Spezzata la serie nera, non si vinceva dal 30 marzo, doppietta di Maio, gran partita un po' di tutta la squadra, assist preziose di Valenti e soprattutto Scimia. Ma tutti, oggi hanno fatto una grande gara tutti sotto l'aspetto, perché non era facile mentalmente fare una partita come quella di oggi, perché poteva essere scontato, perché incontri una squadra che magari ha vinto e magari ha mollato e tu invece giochi con la paura che se non vinci fai play-out, e quindi la partita è diventata ancora più difficile per questa, e quindi fai complimenti a tutti perché hanno fatto una grande, grande partita dopo una prestazione negativa come quella di Montegiorgio. Dopo 3 giorni abbiamo ribaltato la testa e oggi portiamo a casa un risultato che ci fa sperare a domenica di finire questo maledetto campionato, lo devo dire. Concentrazione alta, perché domenica ci sarà l'Aurora, fanalino di coda, ma ho già fatto soffrire la Samb. Ma concentrazione no, alta, altissima, perché le partite sono tutte insidiose, andiamo a giocare al campo loro, è l'ultima partita. Penso che più di motivazione di vincere sapendo di essere salvi, penso che basta questo, però oggi ragazzi mi hanno dato una bella risposta, speriamo che facciamo una bella settimana e andiamo a giocarci questa partita, ripeto come ho detto prima, non vedo l'ora di vincerla, perché ce lo meritiamo tutte le vicissitudini che abbiamo passato quest'anno. I complimenti per il cammino della Recanatese che si gode questa promozione in Serie C. Sulla partita di oggi, diciamo che le motivazioni del notaresco hanno prevalso. Ma assolutamente, è chiaro che le motivazioni erano diverse, noi abbiamo fatto la nostra partita, loro probabilmente hanno avuto negli episodi qualcosa in più, però va bene così, ripeto, come ho detto prima,
ai ragazzi non si può imputare niente, non è una partita che fa la differenza sull'arco di un campionato dove sono stati veramente da elogiare questi ragazzi dal 9 di agosto che abbiamo lavorato in un certo modo e ha portato i suoi frutti.